creare un modello di sviluppo economico quadruedita, come dicevo prima, aggiungere a quelle che erano le classiche tre componenti dell'innovazione, che era università, governo e impresa, aggiungere la componente dei cittadini. Quindi abbiamo preso il concetto di Civic University, un concetto promosso da Goddard già da anni e rivisto nel 2015, cioè l'unione, l'università lavora in termini globali, ma prima di tutto lavora nella società dove si trova, insieme con i cittadini con cui collabora, che vede tutti i giorni. È chiaro che i problemi sociali di un posto sono problemi sociali anche di altri posti, con sfumature diverse, ma i problemi sono gli stessi. Quindi abbiamo voluto fare, nel creare il modello a quadruplegica, un esempio di Civic University, di università civica. Noi dobbiamo passare, oggi come oggi, da una produzione di massa, questo lo vediamo tutti i giorni, ad una produzione invece più mirata, e soprattutto fornire servizi alla comunità. Ecco perché la quarta etica. La quarta etica ai cittadini dovrebbe dire, esprimere le proprie esigenze. Noi abbiamo creato due esempi di lab, ma questi due esempi non sono gli unici. Noi vogliamo mantenere questa struttura perché diventino posti dove i cittadini tutti possano dire la loro e chiedere ulteriori servizi. Abbiamo due sedi all'Aquila di questi due lab. Uno è all'interno di Palazzo Campolinski, una sede dell'università dove c'è appunto il rettorato e c'è un laboratorio lì, e l'altro, come ci diceva l'assessore prima, è stato posizionato più vicino alla Fontana Luminosa nell'Infopoint. Dentro Palazzo Campolinski stiamo sperimentando, dicevo, per questo Learning Lab abbiamo anche utilizzato il DSU, Dipartimento di Scienze Umane e San Basilio, appena ristrutturato. Abbiamo posizionato dei totem interattivi che possono fornire informazioni alle persone sia sul progetto, sia su eventi che magari si possono organizzare sia dall'università, sia dal comune, in questi edifici, e possiamo dare informazioni di questi eventi utilizzando questi totem completamente controllati da remoto. E questo è uno dei primi risultati del progetto MedPod. La novità grossa è stata la nuova posizione di questo InfoPoint, e ringrazio appunto il comune di questa opportunità perché ci ha dato l'occasione di avere un punto presidiato. L'InfoPoint ci permette di coinvolgere la popolazione, cioè la quarta etica, e mostrare i risultati della popolazione, ma non solo, cercare di apprendere dalla popolazione quali sono le esigenze verso le quali dobbiamo andare con la ricerca, appunto per essere una ricerca responsabile e per orientare la ricerca del progetto verso le esigenze dei cittadini. I due Living Lab sono divisi, come vi diceva la professoressa Pozzi. L'acqua e il tema dei beni culturali sono due elementi diversi, ma entrambi car molto caratteristici di questo territorio. E noi li definiamo in un certo modo, i nostri partner li definiamo in modi completamente diversi. Allora, Sassoacqua ci consente, e questo è veramente importante per noi, di entrare in processi nei quali, mentre si rinnova il parco dei contatori, che è uno strumento attraverso il quale l'azienda ha una più puntuale e solida capacità di diciamo, tracciare i consumi, ma anche tracciare appunto le problematiche che ci possono essere, noi abbiamo la possibilità di proporgli strumenti che possono essere secondo me molto interessanti, ad esempio nell'ottica della più consapevole utilizzo delle risorse. Questo è un progetto sperimentale che sostanzialmente ci consente di parlare di una delle opere di captazione più importanti da noi gestite, che è quella dell'acquedotto del Chiarino, che è un'opera risalente al 1920 e che ha avuto poi delle opere di ammodernamento nel 1964. Ha una portata molto importante, che è variabile dagli 85 litri al secondo ai 160. E ci consente di servire tutto, oltre che metà della città dell'Aquila, anche tutti i comuni ad ovest gestiti direttamente dalla Gran Sasso Acqua. Questo progetto sperimentale, attraverso l'installazione di sonde multiparametriche, ci consente di analizzare e campionare alcuni valori dell'acqua, e quindi per conoscere la bontà sempre dell'acqua che noi portiamo nelle nostre case.